siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Giuseppe Vetromile, che ha scritto Congiunzioni e rimarginature, Scuderi editrice. Giuseppe è un poeta noto in Campania per i suoi versi, ma stasera alla Mondadori di Nocera Inferiore io ho percepito per questo Congiunzioni e rimarginature una tensione emotiva particolare, anche perché da quello che ci ha riferito l'autore interloquendo con il pubblico, il tema è quello del legame con i propri familiari. Aggiunga lei qualcosa sì, in merito. Buonasera. Sì, è una tappa importante della vita di un poeta, quella di voler dedicare dei versi alla propria famiglia, ai genitori, eccetera. E in effetti, dopo tanti anni di, diciamo, di carriera poetica, mi è venuto questo desiderio di dedicare questi versi, in modo particolare a mio padre e mia madre, però nello stesso tempo ponendomi anche come sorta di ponte tra queste due generazioni e raccogliendo un po' tutti i patemi, tutti i dolori, le sofferenze che hanno vissuto i miei genitori e che poi praticamente sono anche, diciamo, le condivisibili per una società, diciamo, del passato, diciamo. Per cui è stata un'operazione alquanto difficile e complicata per non rendere troppo banale, troppo melensi i versi che facilmente parlando di affetti e parlando di sentimenti verso la famiglia facilmente possono sfociare Nel testo, nella raccolta, possiamo dire che ci sono due parti. La prima parte è dedicata appunto alle congiunzioni e la seconda parte alle rimarginature. Sì. Possiamo specificare, anche se lei già l'ha detto precedentemente, lo ripetiamo per il pubblico che ci seguirà dopo, questa distinzione, cosa sono le congiunzioni, cosa rappresentano e cosa sono le rimarginature? Le congiunzioni sono è un tentativo, una ricerca che si fa, diciamo, che ho esercitato, diciamo, nel cercare di recuperare questi sentimenti che mi legano appunto ai miei genitori e nello stesso tempo operare una sorta di rimarginatura delle ferite che loro hanno sofferto in vita, appunto in modo poetico. Che cosa rappresenta per lei la poesia? Perché a volte ci sono degli autori che quando scrivono, anche se nascono come poeti, poi hanno la tentazione di scrivere anche un libro di narrativa. E lei questa esigenza, allora, o questa curiosità, cioè mai stata? O la sua dimensione naturale è la poesia? La poesia è nata in me più di 50 anni fa, però stranamente non è nata direttamente come poesia, ma è nata come narrativa, tant'è vero che io poi nel corso degli anni ho prodotto anche dei racconti e anche dei romanzi che non ho pubblicato, però nel cassetto, cioè mi dedico alla narrativa. Sono due aspetti della vita creativa, artistica, letteraria di un autore, completamente diversi, però comunque sono collegati perché sono due modalità diverse di espressione. Letteraria, diciamo, che il romanzo, il racconto è più un estendersi sul piano temporale, sul piano anche del filologico, che ha insomma c'è una struttura conseguenziale differente, esatto, più orizzontale, mentre la poesia in effetti deve essere una sintesi immediata, diciamo, e quanto più possibile sintetica del pensiero creativo letterario, diciamo. Grazie per la sua disponibilità. Grazie. Facciamo rivedere nuovamente il libro, molto bello, e Giuseppe Vetromile, Congiunzioni e rimarginature, Scuderi Edizioni. Grazie, buonasera. Buonasera.